la nonna, dato di piglio al filo che serviva a tagliare, fissato al manico della bella piattaforma di legno, cominciava, senza paura di scottarsi, a distribuirci le fette caldissime. Ai grandi prima e a noi più piccoli dopo. Che sarà della neve? Che sarà di noi? Una curva sul ghiaccio e poi... Onde ella mai la piccara delle meieie, che la scrivea par carnevai e feste i dialoghi in poesia, e fin codrento parole in latin che tanti e se le ricorda ancora. Onde ella, in fra le amiche de meieia, così tabone tutte e così strambe, quella vedova Bres che venia da Belum e all'otto la vincea sempre i suoi ambi. Il signor Biodarolt, in pochi giorni, aveva perduto il suo denaro al gioco, o lo aveva regalato, e per questo si era messo a fare manovale. E la nonna gli portava da mangiare. L'odore del campo, frusciante di canne, di foglie taglienti, di cartocci, come una giungla benigna. Le barbe traboccanti attraverso le tempeste, i soli, tutto questo che era odore, vista, udito, diveniva per il cugino un nuovo senso e godimento in cui fervevano anche il palato e la mente. Questo, il destino della moglie e del marito. Questa è la tristissima storia che si formò e crebbe al di là di ogni vero immaginabile. E la moglie sente che egli pedala con fatica. Distingue lo scricchiolio dei perni, l'ansito del petto e il gocciolio del sudore. Mondo, sì, è buono. Esisti buonamente. Fa che, cerca di, tendi a, dimmi tutto. La città dei papaveri, così concorde e gloriosa. Papaveri ovunque, oggi, ossessivamente sudati. Sudori di sangue di un assolutamente eroinizzato, slombato paesaggio. Rosso, più rosso, più rosso, più rosso. Gude de maledetto.